e la coppia che andiamo a vedere adesso, la coppia dell'Azerbaigian, ha un punteggio di 54-76. È una coppia che presenta una musica veramente particolarissima di Goran Bregovic, questo musicista e compositore bosniaco. È una musica molto particolare, folcloristica. Tra l'altro, questo compositore, noi l'abbiamo anche visto, questo musicista, a Sanremo, perché andò ad accompagnare proprio Samuele Bersani, Sanremo della, che abbiamo visto appunto nel 2012 di questa stagione. Loro sono innamorati di questa musica, dice, appena l'abbiamo sentita ci ha fatto venire la voglia di ballare. E noi abbiamo visto che era così.
si fa seguire volentieri, Fabrizio. Sì, no, bellissima questa musica di Goran Bregovic, come hai detto te. E poi questa secondo me è una coppia molto interessante che bisogna stare attenti e seguirla attentamente, perché già l'anno scorso abbiamo presentato dei programmi incredibili per quello soprattutto che riguarda un discorso di ricerca, di tema, di coreografia e tutto il resto. E loro questa sera li ho visti meno potenti rispetto al solito. Solitamente sono molto bravi, si lasciano coinvolgere dalla musica, precisi nelle sequenze di passi, nei sollevamenti. Per essere sincero, c'è stato qualche cosa, qualche dettaglio, soprattutto Twizzle, che non scorrevano molto e in maniera tranquilla sul ghiaccio. Ho riscontrato questa difficoltà, però una coppia piacevolissima da vedere, il programma molto divertente. Divertente, e studiato poi... bene, devo dire che Zuli ne li ha veramente, ha cercato per loro una musica particolare, ma molto adatta. Sì, sì, e questa scelta di passare a lavorare e andare a rappresentare l'Azerbaigian, perché loro ricordiamo che è una coppia russa, certo, è fondamentale, perché se no non sarebbero mai stati in grado di partecipare a delle competizioni del genere, perché in Russia provate a immaginare quanti atleti di altissimo livello ci sono. Loro guardate, hanno preso questa decisione proprio infatti nella passata stagione. Rotational lift, questo con l'ingresso transitional movement, cioè un movimento transizionale che serve per andare ad acquisire la posizione difficile della donna, e la donna che si teneva ring, cioè con il pattino più vicino possibile alla testa. Ecco, questi sono i Twizzle, che sono partiti molto bene e poi purtroppo hanno iniziato a perdere velocità e trovare qualche tentennamento. Questo sollevamento a straight line lift, dove lui è in posizione difficile, che è la scivolata, e lei in una posizione difficile upside down, cioè a testa in giù. E queste sono tutte caratteristiche. Ricordiamo che queste posizioni difficili, come nell'ultimo sollevamento che abbiamo visto, le posizioni devono essere tenute per almeno 3 secondi per avere validità. Ed ecco il momento del punteggio, Artist and Cry. Sono molto contenti. Beh, eh? Hanno fatto un bel programma, vediamo, vediamo. Allora, 42-22, il tecnico è vicinissimo a Gilles Poirier, 43-32, però la presentazione è assolutamente migliore, 85-54, questo è il loro nuovo season best, e con 140-30 vanno a confermare la loro posizione, che li vedeva proprio davanti alla coppia canadese Piper Giz e Paul Poirier. Davvero un ottimo risultato per loro, lo ricordiamo, loro avevano già gareggiato a Skate Canada ottenendo una sesta posizione, rimanendo così le cose comunque hanno migliorato sicuramente di un posto. Allora, noi ci fermiamo mentre vediamo appunto la situazione riassunta dalla grafica, ci fermiamo per la pubblicità per poi non perdere l'allenamento dei nostri Anna Cappellini e Luca Lanotte.